Che rendono la vita difficile a tutti, quindi se noi non siamo bravi in questo, come al solito andremo incontro a delle difficoltà. Credo che il salto di qualità che la squadra deve fare, un ulteriore salto di qualità che la squadra deve fare, proprio in questa chiave, in questo tipo di lettura della partita in funzione della tipologia degli avversari. Ma soprattutto quando la squadra riuscirà a fare più distinzione tra squadra di alto lignaggio o di medio, di basso lignaggio, allora lì veramente faremo qualcosa di straordinario. E questo è ancora un obiettivo che dobbiamo essere bravi a cercare di perseguire. Che Parma dobbiamo aspettarci? Un Parma subito adattato, aggressivo, oppure una squadra che aspetta e cerca di tessere con pazienza? Un Parma che cerca di fare sempre il suo gioco, che cerca di interpretare sempre le partite come ha fatto fino ad oggi. È chiaro che poi la partita in sé riserva delle cose che uno magari fa fatica a ipotizzare all'inizio, e quindi bisogna sapersi adeguare a questo tipo di situazioni. Però quello che è il nostro atteggiamento, il nostro modo di interpretare la gara deve essere sempre lo stesso, magari con più attenzione, magari con più convinzione, con più determinazione, con tutte queste cose che fanno poi salire quello che è la prestazione in sé, e quindi anche a livello individuale evidenziano le capacità di ogni singolo, di ogni giocatore. E noi dobbiamo essere bravi a fare questo, ma senza snaturare nulla, perché noi abbiamo un nostro DNA e quel tipo di DNA dobbiamo cercare di portarlo avanti, e diventa fondamentale soprattutto in una partita, nelle prossime partite che andremo ad affrontare. È l'aiuto da parte di tutti, anche da chi magari ha meno minutaggio, chi ha giocato meno, chi ha avuto meno chance, perché chiaramente in quest'ultima parte del campionato farà la differenza. Quindi, ti faccio l'ultima domanda, la squalifica di Marchionni e le condizioni di Gargano non cambieranno nulla a livello tattico? Identità che è passata anche dal punto di vista tattico adesso moduli diversi. Questo credo che sia un vantaggio, e laddove si presenta la necessità, per un motivo o per l'altro, di cambiare qualcosa, questa squadra è pronta e preparata a questo, quindi questo credo che sia importante. Buongiorno, mi sta parlando, come ho fatto prima, degli elementi che hanno meno minutaggio. Mi viene da pensare che c'è un ruolo di spedione, di battaglia, di corsa, come quello di cambio di centrocampo. Potrebbe essere, adesso non dico prevedibile perché non so cosa si fanno, però una staffetta tra Munari e Obi domani, in modo che ognuno possa dare quello che ha, perché non so se nessuno di due ha 90 minuti tirati. Beh, i ragazzi si allenano, si allenano sempre durante la settimana. Mario che si è sempre allenato con grande costanza e a vantaggio di Obi, non ha avuto in mezzo infortuni, quindi guai che l'hanno condizionato e dovuto far ripartire di volta in volta. Però entrambi stanno bene. È chiaro che poi quello che è l'apporto che si può dare in una partita è differente da quello che è l'allenamento settimanale, però sono preparati, sono a posto, quindi non ho grossi problemi in La scorsa settimana Arrigo Sacchi diceva che in Italia si parla di difesa 3, in realtà tutti difendono a 5, diceva lui. Allora domani noi avremo Motta e Antonelli, stando così alla vigilia, e si aspetta un centrocampo per questo più folto, quindi il rischio di dover andare a controbilanciare la superiorità avversaria, oppure
là in mezzo, oppure sospetto una normale alternanza degli esterni, quindi una difesa tra 3 e 4. No, non aspetto che Genoa faccia la partita, la sua partita, e come sempre vi dico, mi piace lavorare molto su noi stessi, ma anche tornando al discorso della difesa 3 e difesa 4, è vero che probabilmente quando si gioca 3 poi i due esterni tornano e quindi danno una mano al centrocampo, ma è altrettanto vero che anche quando si gioca 4 i centrocampisti danno una mano alla difesa, quindi non è che giocare a 4 significa difendersi solo a 4, ma significa difendersi da squadra e con il collettivo. E questo è un ragionamento che va di là del mondo. Una mia curiosità personale è relativa all'esterno sinistro. Mesba giocava poco, Molinaro gioca molto. Che differenza c'è visto? Come mai Molinaro sceglie con costanza e Mesba invece a Mesba dava uno spazio? Cosa le propone che piace di più Molinaro? Le caratteristiche che poi si adattano di più ad una squadra rispetto ad altre, ma Mesba non è un giocatore che è utilizzato poco a differenza di Molinaro in questa fase perché non mi piacesse, ma perché anche ha avuto davanti in tutta quella fase un giocatore come Gobbi che stava bene, che non aveva problemi, che non aveva difficoltà di nessun tipo. È chiaro che poi andando avanti probabilmente ci sarebbe stato spazio anche per Mesba se fosse stato qui, non ci fosse stato Molinaro, proprio per il fatto che un po' di lavorio stava facendo posso entrare, un po' di difficoltà, un po' di affaticamento, quindi è solo così circostanze, no? Che dipendono poi anche a volte dalle caratteristiche che un giocatore ha e quindi quanto ti può dare più a livello di garanzia in fase difensiva piuttosto che di proposta, però poi sono solo effettivamente scelte. E diceva prima che questa squadra sa cambiare, diciamo così, sa adattarsi a qualsiasi vestito tattico anche a seconda delle occasioni che capitano. In questo caso c'è la mancanza della regista e anche delle sue naturali alternative. È un Parma quindi che dovrà cambiare forzatamente per questo tipo di situazione oppure ci sarà qualcuno che svolgerà in tutto e per tutti i compiti di solito? Parma che ha delle caratteristiche particolari e fisiologiche per ogni singolo giocatore, quindi quello rimane, non è che quando gioca Gargano centrale e viene a mancare non possa giocare Mattioni, perché Mattioni gioca e la caratteristica è diversa da quella di Gargano, così come può essere qualche altro giocatore in quel ruolo o a destra prima, quindi ognuno ha delle peculiarità sue. Si conoscono, sanno che cosa un giocatore può dare rispetto ad un altro e quindi magari c'è il giocatore che dà qualcosa più in fase di costruzione, c'è quello che dà un po' di più in fase di interdizione e di rottura del gioco. Questo rientra nelle logiche di una rosa che poi si deve sapere adattare in questo senso, cioè non avere la capacità di sfruttare pieno le caratteristiche e le qualità di un singolo. E l'altra sera durante un dibattito televisivo al quale stavo partecipando è intervenuto un telespettatore suggerendo di risparmiare Cassano in vista della partita con la Juventus. Io non lo farei mai, però volevo sapere. Sì, sono legittimati a dire ciò che pensano, come ci mancherebbe altro, però per noi la Juventus non è mercoledì, ma è domani. Certo. E sempre a proposito di Cassano, potrebbe essere eventualmente impiegato lui in posizione di regista oppure proprio è una situazione questa eventualmente impossibile utilizzare Cassano come regista, cioè un po' più arretrato, non lo so, un'ipotesi. Altamente improbabile. Grazie. Mister, buonasera. Nelle ultime 4-5 uscite lei ha sempre alternato più o meno gli interpreti, a parte Debbie e Cassano che hanno giocato sempre. E tutti hanno dato delle risposte positive. In questa, alla luce di, cioè, la regia di questa partita qui, cioè, ha un imbarazzo della scelta nel reparto offensivo o già delle idee chiare su chi utilizzare domani? No, giocatori che stanno tutti quanti bene, perché Cassano sta bene, Mauro sta bene, Gabbianino stesso, Scherotto pure, Paradino altrettanto, quindi è importante avere queste possibilità. E quando tutti stanno bene, so che ho delle garanzie importanti sia per chi parte dall'inizio sia che poi subentra, perché soprattutto chi subentra poi, come è successo da Mauri a San Siro, può fare veramente la differenza e essere determinante. Questo è un discorso che mi piace. Tornando
quando la partita di San Siro, visto noi abbiamo subito il pareggio al 75esimo, la squadra ha avuto la forza, la volontà di andare un'altra volta ad offendere, ha trovato subito il gol. La sensazione non è che in questo momento il Parma stia meglio fisicamente rispetto alle dirette concorrenti per questo obiettivo qui? Ma no, non so valutare quello che sono, ma se vogliamo essere così, abbastanza concreti e realisti, se uno vede la partita del Genoa contro la Juve la settimana scorsa, mi sembra che sia una squadra che sta non bene, benissimo. Quindi è chiaro che poi ci sono partite e partite, stimoli di un certo tipo rispetto ad altri, però dal punto di vista fisico più o meno tutte le squadre, non vedo così, guardando il panorama generale, una squadra che dal punto di vista fisico sia così in difficoltà rispetto ad altre. Magari c'è la squadra che dal punto di vista psicologico può avere dei problemi per tutta una serie di motivi, però dal punto di vista fisico direi che siamo più o meno tutte lì. Della partita manca, alla luce di quanto Gianni ha fatto vedere nelle ultime due partite, che comunque ha raccolto due risultati negativi, cosa teme maggiormente di questo Genoa? Temo una squadra che comunque ha una classifica buona, considerato il fatto che erano partite anche loro con delle difficoltà, sono andato un allenatore che ha le idee chiare, che ha messo a posto le cose e adesso stanno, se la lottano gara dopo gara con tutti quanti, quindi so che è una squadra di assoluto valore, è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, quindi quando noi sappiamo questo siamo già consapevoli che non sarà facile, e se non sarà facile vuol dire che dobbiamo dire poi una grande prestazione, ma soprattutto, ripeto ancora una volta, lavorare molto su noi stessi e non aspettando quello che possono fare gli altri. Okay.